A Vertova la celebrazione del Venerdì Santo è sempre molto suggestiva. Qual è il significato di questo rito che affonda le radici nei secoli passati? Il significato è quello di rendere presente uno dei fatti più grandi della storia, l'evento della morte di Gesù in croce, ma qui abbiamo anche non solo la morte, anche tutti i gesti di affetto che sono stati fatti verso Gesù, quello di Giuseppe d'Arimatea di deporlo dalla croce con i lini e poi il gesto di contemplarlo, di pregarlo e di portarlo insieme con affetto per le vie del paese, dove si è vista tanta gente non solo guardare, ma anche pregare e interrogarsi su quel fatto di un Dio che muore per noi. Una celebrazione, abbiamo visto, ricca di simboli e di gesti. C'è anche una particolare cura nei costumi. I costumi sono tenuti dalle famiglie e vengono tutti gli anni, ecco, rinnovati e lucidati proprio per questa funzione. Sono i costumi dei romani, proprio andati a comprare o fatti personalmente, pure comprati in luoghi dove vengono fatte delle rappresentazioni cinematografiche, costumi anche del mondo giudaico e anche della gente qui della nostra valle, perché ci sono anche abiti civili, oggetti, diremmo, lampade, candelabri, torce, cose fatte dai nostri artisti, dalla nostra gente, che quindi si rifanno alla tradizione, diremmo, vera, cristiana, testimoniata dalla nostra gente attraverso i secoli, alla nostra valle qui, seriana, che ha sempre avuto in Gesù Cristo la sua speranza e la sua fede. Molto coinvolgente è anche il momento della deposizione, grazie a questa statua del Cristo morto molto particolare, con le braccia snodabili. Difatti penso ce ne siano pochi, o forse l'unico è un Cristo proprio di Andrea Fantoni, che è stato concepito proprio con le braccia snodabili. Fra l'altro quest'anno la ditta Gritti l'ha completamente rinnovato e riportato ai suoi, diremmo, tradizionali colori e alla sua forma bellissima, e merita davvero di essere guardato. Ecco, è tutto particolare perché non è il Cristo fisso, ma è il Cristo che si può inchiodare e staccare, poi coprirgli le ferite delle braccia, dei piedi, delle mani e porlo, diremmo, su una portantina che è come un letto sul quale poi viene esposto all'adorazione e alla venerazione della gente.